Buongiorno, siamo nel 1914-15 in un college in Inghilterra, frequentato naturalmente dai figli della buona borghesia inglese. Sono quindicenni, sedicenni, diciassettenni e in questo college avvengono cose che è normale avvengano nei college. C'è la competizione tra gli studenti, c'è il bullismo, ci sono i grandi, gli anziani che in qualche modo infieriscono sui nuovi arrivati, ci sono le inimicizie, ci sono le forti amicizie, a volte, anzi spesso con caratteristiche di tipo omosessuale, nascosto, esplicito o comunque in qualche modo presente. Ricordiamoci che l'omosessualità era un reato in quei tempi e anche per un bel po' di tempo dopo è rimasta. Ci sono questi giovani poi che hanno delle infatuazioni per la letteratura, per grandi nomi della letteratura, della poesia e della storia moderna e antica, anche dei greci, latini, eccetera. Bene, questo college, su questo college ad un certo punto piomba che cosa? La prima guerra mondiale. Prima guerra mondiale. E allora una parte dei ragazzi che vivono in questo college vanno in guerra, volontari o meno. E trasferiamo quindi tutto quello che succedeva nel college, queste amicizie e il resto, le trasferiamo al fronte. Questi ragazzi ovviamente sono destinati, vista la loro origine sociale, a diventare degli ufficiali dell'esercito e quindi vengono mandati in guerra. Guerra che si svolge in Francia e in Belgio, inizialmente in Belgio, poi in Francia, no? La guerra che vede inglesi e francesi alleati contro la Germania. Questi rapporti che ci sono all'interno del college vengono in qualche modo trasferiti al fronte e attraverso le lettere, che è lo strumento conosciuto, da e per il fronte oppure all'interno delle varie situazioni, dei vari gruppi che ci sono al fronte. Quindi viene mantenuta in questo modo tutta una serie di relazioni fra di loro. Ecco, stiamo parlando di questo romanzo, è il primo romanzo che scrive Alice Wynne, che si chiama In Memoria, dopo vediamo anche il significato della parola. È un bel librone, intenso, dice qua New York, e ripeto che è l'esordio letterario di questa attrice. Allora, questi giovani vengono appunto lanciati, spostati in questa guerra che, come tutti noi sappiamo, la prima guerra mondiale è stata un macello, una macelleria, la quantità di morti è stata enorme, fra l'altro morti anche in battaglie molto molto cruente, e questi nostri ragazzi non sono esenti da quello che succede, per cui abbiamo qualcuno che muore, qualcuno che rimane ferito più o meno gravemente, qualcuno che invece torna a casa sano e salvo, o qualcuno che fa una benché minima carriera militare, diventa tenente, diventa capitano, eccetera. E quindi abbiamo, e continua questa storia, no? Di questi ragazzi. L'autrice non ci risparmia nulla della crudeltà terribile della guerra, e naturalmente è una parte del libro, una buona parte del libro è ambientata appunto in questa situazione. Io ovviamente non vi racconto il destino di ciascuno di questi ragazzi, perché allora non c'è gusto a leggere il libro. Però insomma è questa la storia, questo rapporto fra i ragazzi, soprattutto, anche se non solo, attraverso le lettere. Ecco, le lettere che si spediscono sono una parte estremamente importante di questo libro, di questo rapporto fra i ragazzi. Ricordiamoci, amicizie, omosessualità, inimicizie, eccetera. Perché si chiama In Memoriam questo libro? Perché il college
dove appunto i ragazzi hanno studiato, con una regolarità che non ho ben capito, probabilmente in modo molto irregolare, manda, fa, ha dei bollettini come questo, faccio vedere, questo è un esempio, no? Del bollettino, dove vengono raccolte le informazioni su chi muore, su chi ha dei successi militari, insomma, su tutti i loro studenti in fronte, e alla fine c'è una sezione che si chiama, ecco, ve la faccio vedere, In Memoriam, dove per le persone uccise in battaglia o comunque uccise durante la guerra, viene raccontato qualche cosa, viene raccontato qualche cosa da qualche amico, da qualcuno che conosceva bene queste persone, no? E questo è appunto il motivo del titolo. Ecco, è un libro che si legge molto molto bene, come diceva Eco, se non sbaglio, no? Se non leggi libri vivi la tua vita, se leggi i libri vivi tante vite, comprese, o meglio, comprese quelle che, dei protagonisti dei tuoi libri. Questo è un bel librone che uno legge con molto piacere, si immerge in questa storia. Io l'ho già detto, forse consiglio sempre di leggere nelle stesse condizioni microclimatiche, direi, cioè o su sempre sulla stessa poltrona o a letto, sempre alle stesse ore, in modo tale da ritrovare immediatamente, con le prime parole, quando si riprende in mano il libro, ritrovare questa storia. Proprio ti cala all'interno di una storia, ripeto, nel college e nelle battaglie della guerra ed altre cose che non vi racconto. Bene, mi sembra ovvio darvi il consiglio di leggerlo. Bel libro, Alice Wynne, In Memoria. Ripeto, primo romanzo di questa autrice. Buona lettura.